I colori accesi, i fiori, i corpi, ma soprattutto lo sguardo, gli occhi che trasmettono un senso di libertà e ancora le emozioni, quelle provate dall'artista mentre carpita dall'ispirazione crea un suo quadro e incide sulla tela le proprie sensazioni e quelle che prova invece chi guarda e osserva le sue opere. E proprio su ciò che sente il visitatore si incentra la mostra di Dalia di Prima, dal titolo Dai voce alle tue emozioni. È stato predisposto infatti un cartellone per far sì che tutti possano scrivere un pensiero dopo aver ammirato i quadri della giovane artista, esposti nei locali dell'Infopoint della Proloconiscena ex Circolo dei Nobili, una mostra organizzata dalla Dante Alighieri di Caltanissetta insieme al Parco Letterario Rosso di San Secondo e della Proloconiscena. Dalia è una 19enne che ama l'arte nelle sue diverse forme, dal canto, arrivando ad esibirsi persino sulle reti nazionali partecipando al programma Io Canto nel 2010, alla pittura, passione che coltiva da quando aveva circa 13 anni. Sono una di quelle persone che riesce a tirar fuori tutto ciò che ha dentro tramite l'arte. Infatti mi ha aiutato tanto nel percorso della mia vita. Quando sono triste, quando sono arrabbiata, quando sono felice, emozionata, io sono solita appunto mettermi a dipingere e spero tanto che le persone che sono qui stasera possano appunto cogliere la mia emozione, ma soprattutto dare voce alle proprie. Proprio per questa ragione il titolo è Dai voce alle tue emozioni, perché mi sono sempre chiesta, chissà le persone che cosa riescono a carpire dai dipinti che si ritrovano davanti, chissà quali ricordi riescono ad acchiappare, ecco, nella loro memoria. Lo stile è dettato da quello che sento, infatti se sono arrabbiata allora le pennellate saranno molto più forti, se invece sono calma le pennellate saranno ancora più lisce, più appunto tranquille, è tutto dettato dalla mia anima, dal mio cuore, ecco. All'inaugurazione erano presenti anche l'assessore del comune di Caltanissetta, Pasquale Tornatore, e l'assessore del comune di San Cataldo, Maria Concetta Naro. Ad accompagnare Dalia in un momento così importante per la sua carriera artistica, essendo la sua prima mostra personale, c'era anche la sua ex docente di lettere, Nives Ferranti. E abbiamo voluto dare spazio ai giovani. Dalia è una ragazza meravigliosa che abbiamo conosciuto un paio di anni fa, ha partecipato al premio di cultura Leonardo Sciascia con un video splendido e al premio di cultura Rosso di San Secondo con un altro video che ha suscitato unanimi consensi. Ha vinto il primo premio ed è stata apprezzatissima da tutti. Poi ho avuto modo di vedere i suoi quadri, perle, devo dire perle, perché non è soltanto il colore, ma è il calore, quello che esprime, le sensazioni che ogni quadro suscita.